La riforma, quel processo di rinnovamento religioso, ma anche politico e sociale che 500 anni fa ha determinato la fine del cosiddetto universalismo religioso della Chiesa Cattolica Romana e la nascita delle chiese, delle confessioni riformate ed evangeliche, voi ovviamente dite anche protestanti, è un fenomeno estremamente complesso e di lunga durata, che ha contribuito in maniera decisiva, per esempio, alla nascita dello Stato moderno, ma anche al dibattito e alla messa a punto di quei concetti che ancora oggi, almeno a parole, sono alla base, della nostra società. Ad esempio, il concetto di tolleranza, di libertà di coscienza, la distinzione fra potere politico e potere religioso, fra sfera pubblica e sfera privata. Un movimento complesso, di lunga durata, i cui effetti in controluce in maniera più o meno cosciente si possono riconoscere anche nelle sfumature culturali che percorrono questa nostra Europa, nelle differenze fra nord e sud delle Alpi, fra paesi che hanno abbracciato la riforma e paesi che invece sono rimasti all'interno della tradizione cattolica. Ecco, un fenomeno così complesso e di lunga durata non può evidentemente trovare una trattazione esaustiva nel formato in cui qui ci muoviamo. E io mi limito a tentare di offrire un'introduzione alla nascita della riforma e al pensiero del suo protagonista, Martin Lutero. Se si parla di riforma, quasi tutti pensano immediatamente a un nome e a una data simbolo. Il nome l'ho appena citato, è quello di Martin Lutero, e la data è quella dell'ottobre del 1517, quando sono state affisse le 95 tesi contro le indulgenze. Ecco, come tutti i simboli, anche questo nome e questa data non rendono pienamente la complessità della realtà che vogliono significare, ma un simbolo non ha nemmeno questa pretesa di dire pienamente la realtà che significa, la indica semplicemente e al contempo si fa portatore di una verità, sono i simboli, questa data e questo nome, Martin Lutero e ottobre del 1517, hanno la loro verità. Si tratta allora, ed è quello che tenteremo di fare, di utilizzare questi simboli dinamicizzandoli e rendendo appunto la ricostruzione polifonica. La riforma non può essere ridotta a una o alcune date simbolo e tutto sommato non può nemmeno essere ridotta al solo Martin Lutero, che pur rimanendo il protagonista, la voce più importante, più incisiva di questo movimento, non può essere isolata da altri protagonisti, altre voci, da un gruppo di teologi che soprattutto nei primi anni della Riforma hanno dato avvio come gruppo coeso, organico, a un movimento che appunto ha determinato la storia dell'Europa e non solo. Ci muoveremo allora ripercorrendo sicuramente la vita, la vicenda biografica e intellettuale di Martin Lutero. E proprio rimanendo all'interno di questa ricostruzione, di questo nome pesante, Martin Lutero, cercheremo anche di mostrare quanto questi anni siano stati dinamici e variegati. E in un primo momento ci chiederemo chi era Martin Lutero prima di diventare un riformatore, da che presupposti parte il suo percorso e la sua vicenda. In un secondo momento ci concentreremo sugli anni decisivi che vanno dal 1517, quindi eccola qui la data simbolo dell'ottobre 1517, fino al 1520. È un periodo, sono degli anni che vanno trattati, che vanno letti appunto nella loro dinamicità e segnano lentamente, in maniera progressiva, la definitiva rottura appunto con la Chiesa romana, col papato romano. E infine, in un terzo momento, in maniera più veloce, ripercorreremo il decennio che va dal 1520 al 1530, quindi alla confessione augustana, tramite cui viene ufficialmente sancita non solo la rottura con la Chiesa romana e il papato, ma anche la rottura interna alla riforma, fra una riforma magisteriale che quindi si appoggia, è guidata ed è anche sostenuta
da un potere politico locale, e la cosiddetta riforma radicale, che invece propone un modello religioso, di comunità religiosa, ma anche di comunità proprio sociale, politica, sganciata da qualsiasi forma di autorità, che dialogando direttamente con la verità divina pretende di autogovernarsi e autodefinirsi. Ma questa è la prima differenza, c'è anche si consuma in questo decennio, dal 1520 al 1530, anche la rottura del fronte della riforma tra il fronte riformato svizzero, diciamo, e il fronte evangelico luterano nell'interpretazione della Santa Cena. Partiamo quindi allora con la prima domanda: chi era Lutero prima di diventare il riformatore passato alla storia? Sui primi anni di vita di Lutero non abbiamo a disposizione molte fonti. Sappiamo che è nato nel 1483 a Eisleben, un piccolo paese dell'odierno Sachsen-Anhalt, non lontano da Lipsia, quindi al centro della Germania, in una famiglia non povera ma nemmeno particolarmente ricca, potremmo dire della piccola borghesia. Sappiamo poi che trascorse la sua infanzia prima nella vicina Mansfeld, poi a Eisenach, e che a inizio 500 si porta a Erfurt per avviarsi agli studi universitari. In quel periodo l'università di Erfurt vedeva come predominante la via moderna, quindi il nominalismo, ed è proprio in questa via che il giovane Lutero riceve la prima formazione. Sono però anche gli anni in cui Lutero stringe i primi rapporti di amicizia e i primi contatti con l'ambiente umanistico, prima quello della città di Erfurt, ma sono contatti e rapporti di scambio che poi negli anni successivi verranno curati e ampliati per tutto il resto della sua vita. È comunque avviato, anche con successo, negli studi giuridici, quando nell'estate del 1505 occorre la prima cesura nella sua vita. Come la leggenda narra, o comunque come lo stesso Lutero riporta, nel luglio del 1505, durante un viaggio verso Mansfeld, dove si vuole recare per rendere visita ai genitori, Lutero viene sorpreso da un temporale e colpito da un fulmine. E proprio in conseguenza di questo evento drammatico, che ne mette a repentaglio la stessa esistenza, Lutero fa un voto e decide di entrare nel convento degli Agostiniani Eremiti di Erfurt. La scelta di avviarsi alla vita monastica era stata probabilmente sondata e maturata nei mesi precedenti. Non lo sappiamo però con precisione. Sappiamo però che appunto dall'estate del 1505 Lutero entra nel convento degli Agostiniani di Erfurt e dopo un anno di noviziato inizia la sua vita monastica. È però in questi anni, in questi primissimi anni, che Lutero fa anche la conoscenza di un personaggio che ne determinerà in maniera radicale la vicenda sia a livello intellettuale sia a livello anche biografico. Mi riferisco a Johannes von Staupitz, che in quegli anni era non solo general vicario degli Agostiniani, ma era anche impegnato in un tentativo di riforma interna all'ordine stesso. Ecco, riassumendo in maniera radicale, possiamo dire che proprio sotto l'influsso di Johannes von Staupitz, Lutero già in questi anni comincia a mettere a fuoco almeno quattro capisaldi di quello che poi diventerà il suo pensiero, la sua teologia e quindi anche della riforma. Il primo è l'accostamento o l'avvicinamento alla teologia di Agostino e in particolare alla teologia della grazia di Agostino. Secondo luogo, l'orientamento verso una teologia che ha al tempo stesso carattere biblico, e cioè basata sulla lettura diretta della Bibbia e dei testi sacri, e carattere pratico, cioè che mira a guidare la vita concreta, quotidiana dei fedeli. Terzo punto, proprio in questi anni Lutero mette a fuoco sempre di più la centralità
della figura del Cristo in croce, quindi quello che poi andrà a confluire nella sua maturità, nella teologia della croce, nella teologia crucis, che è un tratto fondamentale del suo pensiero. Infine, in questi anni giovanili, diciamo, Lutero si avvicina alla e si dedica anche alla lettura della mistica tardo-medievale, in particolare quella tauleriana. Accanto però a questo influsso da parte di Johannes von Staupitz a livello culturale, teologico, che avvia Lutero o comunque spinge Lutero a mettere a fuoco questi quattro punti, Johannes von Staupitz, probabilmente vedendo in Lutero anche un validissimo collaboratore, ne termina anche la sua carriera accademica e ecclesiastica, se così si può dire. È infatti proprio su invito di Johannes von Staupitz che nel 1508-1509 Lutero si reca per la prima volta a Wittenberg e inizia ad insegnare teologia, filosofia morale nell'università da poco fondata proprio a Wittenberg da Federico III, il Saggio. L'anno successivo lo vediamo sempre tramite Staupitz coinvolto in una disputa interna all'ordine agostiniano fra appunto Staupitz e i tentativi di riforma portati avanti da Staupitz dell'ordine agostiniano e alcuni conventi che invece facevano resistenza a questi programmi di rinnovamento. Ed è sullo sfondo appunto di questa disputa interna all'ordine che Staupitz manda, tra virgolette, Lutero a Roma in un viaggio che appunto, come stabilito e anche dimostrato da Hans Schneider di Marburgo, può essere datato tra il 1511 e il 1512. È un viaggio che in quel momento non determina in Lutero una frattura nei confronti del papato di Roma. Gli fornisce però, e lo vedremo poi, tutta una serie di esperienze, di argomenti, di impressioni non del tutto positive, anzi nella maggior parte negative, che verranno poi rielaborati negli scritti successivi, nel periodo proprio di rottura con il papato di Roma. Sta di fatto che nel 1512, dopo questo viaggio in Italia e a Roma, rientrato in Germania, Lutero ritorna a Wittenberg, dove riceve anche il dottorato in teologia e poco dopo prende il posto di Johannes von Staupitz nella locale università e diventa appunto uno dei professori più importanti, ecco, della facoltà di teologia. In questo momento Lutero si trova quindi paradossalmente anche all'interno, al crocevia di vari interessi, che sono quelli appunto di riforma dell'ordine agostiniano di Johannes von Staupitz, sono però anche quelli paradossalmente di Federico III il Saggio, il fondatore dell'università di Wittenberg, che come appunto Staupitz mirava a trasformare questa nuova università come in qualche maniera il punto di riferimento degli studi teologici per la congregazione riformata degli agostiniani. Si trova quindi ad agire il giovane Lutero, il professore di teologia Martin Lutero, in un contesto in cui gli si offre anche una certa possibilità di sperimentare, di riformare, ecco. E infatti sono anni quelli del 1512, 13, 14 di grandissima attività, di grandissimo impegno. E Lutero non manca anche di sottolinearlo ai suoi corrispondenti. E leggo per esempio una lettera in cui Lutero descrive in qualche maniera la sua quotidianità e che dà un senso anche degli impegni che lo tenevano occupato in quegli anni. Scrive infatti a un suo corrispondente: «Potrei tenere occupati due scrivani o segretari. Tutto il giorno non faccio altro che scrivere lettere. Predico al monastero, sono il lettore durante i pasti, mi viene chiesto ogni giorno di predicare nella chiesa della città. Devo controllare il programma di studi, sono il vicario, ossia priore di 11 conventi. In più, sono il guardiano del laghetto per i pesci a Laetzkau
e a Torgau sono coinvolto in una disputa con quelli di Erzberga. Tengo lezioni su Paolo e sto ancora raccogliendo materiale sui salmi. Ho poco tempo, non interrotto per le ore al monastero o per celebrare messa. Come se non bastasse, ho i miei problemi con la carne, col mondo e col demonio. Ecco, in queste poche righe emerge, sì, un Lutero estremamente coinvolto e impegnato nelle faccende universitarie, nel tentativo anche di riformare, di creare un programma di studio adeguato nell'Università di Wittenberg, un Lutero impegnato anche nella sua attività pastorale, impegnato anche nelle dispute ecclesiastiche all'interno del, appunto, ordine agostiniano. Però quell'ultima frase, appunto, dove confessa all'interlocutore di avere i suoi problemi, cito di nuovo, con la carne, col mondo e col demonio, non sono inusuali ovviamente per l'epoca, ma lasciano trasparire anche una dimensione umana, una riflessione anche interiore su quella che era la propria vicenda religiosa e di fede. E infatti sono gli anni in cui progressivamente il professore di teologia Martin Lutero comincia anche a porsi domande costanti su alcune delle questioni più centrali della fede o dell'esperienza religiosa. Prima fra tutte la domanda sulla giustificazione. Come può un singolo cristiano peccatore rendersi giusto agli occhi di Dio? Sono sufficienti le preghiere, i riti, le tradizioni? La risposta di Lutero, che Lutero probabilmente anche vive nella propria carne, nella propria esperienza personale, è che tutti gli sforzi non sono sufficienti per acquietare la coscienza, per cancellare questa tendenza al peccato che si rinnova ogni giorno e che chiede ogni giorno nuove formule, nuovi modi per essere perdonato o cancellato. Ecco, probabilmente in questo contesto, al contempo estremamente impegnato a livello esteriore, ma anche interiore di riflessione personale, progressivamente gli elementi che prima abbiamo citato e che erano stati messi a fuoco, la teologia della grazia, una teologia orientata al carattere biblico e pratico, la centralità della figura del Cristo in croce e l'avvicinamento alla mistica tardo-medievale, trovano un contesto particolarmente appunto favorevole per essere riformulati e rimaneggiati fino a dare avvio appunto a nuove forme teologiche. E arriviamo quindi agli anni cruciali, quelli in cui queste domande si cristallizzano e vengono anche precisate nella disputa sulle indulgenze. Com'era diventato allora quel professore di docente di teologia dell'Università di Wittenberg, perfettamente inserito nella vita accademica, ma anche nelle dispute teologiche, nelle questioni ecclesiastiche interne all'ordine agostiniano, Martin Lutero, quel riformatore che a inizio Cinquecento avrebbe inciso profondamente sulla storia dell'Europa. Ecco, come abbiamo detto, la posizione teologica di Martin Lutero era caratterizzata soprattutto da quattro elementi, li ripeto, la teologia della grazia agostiniana, il carattere biblico e pratico appunto della teologia, una focalizzazione sulla figura del Cristo in croce e una lettura della mistica tardo-medievale. Ecco, questi quattro elementi ovviamente non possono essere considerati come una creazione originale di Martin Lutero, sono elementi che fanno parte e hanno una lunghissima storia, che emergono continuamente all'interno della tradizione cristiana. A fare il salto da professore universitario a grande riformatore, a Martin Lutero, è piuttosto la capacità e l'occasione di poter far leva esattamente su questi quattro, elementi, combinandoli in maniera appunto originale, per scardinare un'intera Weltanschauung di inizio Cinquecento, quelle categorie teologiche che in quel momento storico erano tout court le categorie di lettura del mondo, della società, ma anche dell'esperienza di vita del singolo.
Si dà però appunto anche un'occasione storica, se vogliamo, perché questi elementi si attivino e Martin Lutero diventi quel riformatore poi passato alla storia. E l'occasione storica si presenta attorno al 1515, quando Alberto di Brandeburgo, già vescovo di Halberstadt e di Magdeburgo, e da poco divenuto, dopo aver sborsato una somma astronomica, anche arcivescovo di Magonza e quindi elettore imperiale, ottiene da Papa Leone X la concessione di proclamare nei suoi tre vescovadi un'indulgenza plenaria, i cui ricavati avrebbero dovuto per metà servire allo stesso Alberto di Brandeburgo per estinguere i debiti accesi appunto per ottenere la carica di arcivescovo di Magonza, e per l'altra metà sarebbero dovuti confluire nuovamente a Roma e utilizzati per appunto la nuova basilica di San Pietro. Tanto la figura di Alberto di Brandeburgo e l'accumulo di cariche ecclesiastiche è davvero inusuale, che in esso appunto si esplicava da una parte, quanto le degenerazioni nella dispensazione dell'indulgenza plenaria, che dietro pagamento sostanzialmente permetteva ai semplici fedeli di vedersi rimettere i peccati, colpe e pene, e che nelle forme di degenerazione più radicale veniva estesa anche ai defunti. Ecco, questi due elementi, la figura di Alberto di Brandeburgo e questo accumulo di cariche ecclesiastiche e le degenerazioni delle indulgenze plenarie, avevano suscitato le critiche e le reazioni un po' ovunque, non solo a Wittenberg. A Wittenberg, però, questo mercinomio che si era andato a creare e che sfruttava sostanzialmente il meccanismo estremamente complesso e previsto dal diritto canonico dell'indulgenza plenaria per rendere sostanzialmente la salvezza e la giustificazione un banale scambio, ecco, di denaro. Questo mercinomio andava a scontrarsi in maniera radicale con quanto a Wittenberg in quegli anni proprio si stava decidendo all'interno della facoltà di teologia, dove si crea prima una frattura e poi un nuovo fronte che elabora una proposta teologica alternativa. Nel 1515-1516 Lutero aveva offerto o aveva proposto dei corsi universitari sulla lettera ai Romani e ne aveva anche approfittato per approfondire la lettura del testo paolino. Testo paolino che diventa il punto di riferimento centrale per la sua dottrina della giustificazione per sola fede. Versetti come Romani 1,17 diventeranno, se vogliamo, simbolicamente i punti di riferimento per Lutero, che accosta però al testo della lettera ai Romani e quindi alla teologia paolina anche la lettura dei padri della Chiesa, San Bernardo, ma soprattutto Sant'Agostino. Ecco, progressivamente la chiave di lettura paolino-agostiniana diventa prevalente per Lutero e poi progressivamente per tutta la facoltà di teologia di Wittenberg, e offre prima di tutto a Lutero la possibilità appunto di riformulare la propria posizione teologica nella forma di una conversione. Una conversione però che non si delinea come appunto la scoperta di un messaggio nuovo, ma appunto come la riscoperta del messaggio evangelico. Quindi è una conversione che in sé porta necessariamente l'opposizione anche verso la tradizione precedente, quella scolastica. Se possiamo dire questa nuova posizione, questo nuovo modello teologico in Martin Lutero trova già una compiuta formulazione negli anni 1516, 1515-1516, lo ripeto, attraverso la lettura intensiva della lettera ai Romani e il corso che aveva dato all'Università di Wittenberg sulla lettera ai Romani. Progressivamente
anche tutto o gran parte della facoltà teologica di Wittenberg si pone a fianco di Lutero. Lo sappiamo perché le dispute che negli anni 1516-inizio 1517 percorrono il corpo docente della facoltà di teologia di Wittenberg attesta come progressivamente ci si orienti verso questa teologia della grazia agostiniana. Settembre 1516, ad esempio, Bartolomeus Bernardi, uno studente di teologia, discute una serie di tesi, De viribus et voluntate hominis sine gratia. In queste tesi riprende la teologia o la discussione appunto proposta da Martin Lutero e scatena una discussione all'interno della facoltà teologica. Discussione che diventa particolarmente radicale quando si tocca un aspetto apparentemente marginale, ossia l'attribuzione dello scritto De vera et falsa penitentia ad Agostino. Secondo la tradizione scolastica, questo testo era appunto un testo genuinamente agostiniano. Lutero invece rifiuta questa attribuzione, lo considera un testo pseudo-agostiniano perché dice è scritto talmente male rispetto agli altri testi di Agostino che è impossibile accettarne una tale paternità e quindi aizza sostanzialmente quella parte del corpo docente che invece vedeva nella tradizione scolastica anche la fonte autoritativa per stabilire la canonicità o meno degli scritti. E lo scontro fra Lutero e questa parte di corpo docente filo scolastico trova uno sbocco nella discussione con Andreas Bodenstein von Karstadt, volgarmente detto Carlo Stadio. Nella querela, appunto, conseguente alle tesi di Bartolomeus Bernardi, Lutero incita il collega Carlo Stadio, che tanto si appellava a Pietro Lombardo e a Graziano proprio per attribuire il De vera et falsa penitentia a Agostino. Lutero lo incita, gli dice di prendere in mano il testo agostiniano originale, di leggerlo, di confrontarlo con i testi della scolastica e poi di provare a valutare in maniera appunto autonoma, critica, quali delle due fonti, Agostino oppure la tradizione scolastica, risultava più convincente. Ne consegue che Carlo Stadio, nel gennaio del 1517, quindi pochi mesi dopo, acquista, per la prima volta i testi di Agostino, fino ad allora conosciuti solamente attraverso l'intermediazione della scolastica, li legge in, poche settimane di studio febbrile e ne rimane, sconvolto. Passa dalla disperazione per rendersi conto di aver seguito con la scolastica una via falsa, una via appunto filosofica ma non teologica, e alla fine rifiuta appunto la teologia scolastica e decide di seguire Lutero e la proposta di Lutero e rivolgersi unicamente alla lettura della scrittura e di Agostino. La vicenda di Carlo Stadio non è però una vicenda singola, rappresenta, è un po' appunto anche questo racconto di conversione che va preso ovviamente anche con la debita attenzione, non ha semplicemente un valore storico, anche un valore retorico, però dice bene, ecco, di quello che può essere stato il contraccolpo di queste prime discussioni a Wittenberg all'interno del corpo docente sulla teologia della grazia che andava allora proponendo Lutero. E come Carlo Stadio, molti altri si, tra virgolette, convertono, cioè abbandonano o si allontanano dalla teologia scolastica e si avvicinano progressivamente invece a una riscoperta delle fonti bibliche e patristiche. E ce lo conferma lo stesso Carlo Stadio che nel semestre invernale 1517-1518 e poi per tutto il 1518 si dedica dei corsi sul De spiritu et litera di Agostino e pubblicandoli poi e dichiarando in apertura appunto a questo scritto come tutta la facoltà di teologia di Wittenberg per prima offra agli studenti un nuovo modo di fare di teologia che consiste sostanzialmente proprio nel ritornare alle fonti.
E infatti in quel periodo non solo Carlo Stadio, ma un po' tutto il corpo docente si occupa e propone dei corsi dedicati soltanto alla scrittura, al testo sacro e alla patristica, convincendo e nel giro di pochi anni anche vedendo sempre più docenti a sposare questa causa. Docenti da molto tempo a Wittenberg, come nel caso appunto di Carlo Stadio, ma anche docenti appena arrivati, e facciamo un altro nome che è particolarmente importante nella storia della riforma, quello di Filippo Melantone, arrivato nell'estate del 1518, quindi a disputa sulle indulgenze già avviate, per appunto come docente di greco, e che però nel giro di pochissimi mesi si dedica immediatamente e si prende appunto posizione per questo nuovo modello, ecco, teologico, insegnando accanto, fornendo accanto alle lezioni su Omero, lezioni, corsi sulla lettera a Tito, poi, e poi sulla lettera ai Romani nel 1518-19. In quegli stessi anni, appunto, in cui Lutero invece si occupa dell'Antico Testamento e quindi offre dei corsi sui Salmi. Ecco, questo per dire che immediatamente o a ridosso, immediatamente prima o a ridosso della disputa sulle indulgenze, non solo Lutero, ma tutto il corpo docente della facoltà teologica di Wittenberg crea un gruppo compatto che sviluppa e propone un nuovo modello di teologia, sia a livello contenutistico sia a livello metodologico. E questa innovazione verrà proprio resa pubblica e affinata nella disputa sulle indulgenze che esplode, se vogliamo, nel 1517. Quando nel gennaio del 1517 Alberto di Brandeburgo nomina dei commissari per la predicazione dell'indulgenza plenaria nei suoi vescovadi e in particolare nei territori ecclesiastici di Magdeburgo, quindi inizia anche proprio in quei territori la predicazione di Johannes von Tetzel, che nella pubblicistica dell'epoca, ma in fondo fino ad oggi, rimane un simbolo di quella predicazione smodata, degenerata, delle indulgenze. A Wittenberg, Lutero e con lui gran parte del corpo docente della facoltà di teologia, come abbiamo visto, ha già cominciato a sviluppare e a delineare i tratti fondamentali di una nuova proposta teologica che poi avrebbe caratterizzato appunto la riforma. E questo è confermato anche dal fatto che nell'aprile del 1517, mentre Tetzel era a Jüterbog e ivi predicava le indulgenze, tra il 26 e il 27 aprile di quello stesso 1517, quindi in contemporanea, Carlo Stadio affiggeva a Wittenberg le sue 151 tesi, e in questo caso sappiamo, ed è storicamente provato, che le sue 151 tesi vennero oggettivamente, concretamente affisse pubblicamente a Wittenberg. Tesi che, come dice il titolo stesso, de natura, quindi peccato, de lege, quindi conoscenza del peccato, et gratia, quindi giustificazione gratuita attraverso il messaggio evangelico, tesi, 151 tesi in cui veniva per la prima volta in qualche maniera sistematizzato il nuovo pensiero che si andava sviluppando a Wittenberg e che aveva proposto Lutero, e veniva proposto appunto attraverso queste 151 tesi a una disputa pubblica, come era usanza dell'epoca. Ma proprio in quei mesi, appunto, questa usanza dell'epoca di disputazione delle tesi progressivamente si focalizza sulla disputa sulle indulgenze. Nei territori infatti di Federico III il Saggio, quindi anche a Wittenberg, era stata proibita la predicazione e la vendita delle indulgenze che aveva ottenuto appunto Alberto di Brandeburgo. Però i fedeli coprivano con una relativa facilità quei 30 chilometri fra Wittenberg e Jüterbog, dove appunto predicava anche Johannes Tetzel.
Non era quindi inusuale che lo stesso Martin Lutero, che come abbiamo visto era profondamente impegnato anche in un'attività pastorale, appunto non era inusuale che lo stesso Martin Lutero ricevesse poi dei fedeli che ritornavano da Jüterbog con queste indulgenze e chiedessero poi al loro confessore, al loro parroco, appunto l'assoluzione dei peccati che avevano comprato attraverso la bolla, appunto, dell'indulgenza plenaria. Ed è proprio vedendo gli effetti concreti sul popolo dei fedeli e quindi muovendosi anche su un piano pastorale, che Lutero percepisce come inaccettabile il contrasto fra quanto lui e gli altri teologi di Wittenberg stavano sviluppando in quel momento e la vendita da una parte e dall'altra, appunto, questa vendita delle indulgenze e il significato che aveva per lui questa vendita delle indulgenze, che sostanzialmente riduceva la questione della grazia. La questione della giustificazione, che invece era centrale appunto a Wittenberg, a un mero mercinomio, a una mera compravendita, a dei meri atti esteriori. Ed è proprio tra questa, sulla base di questo contrasto tra il suo pensiero e quanto succedeva ai suoi fedeli o sperimentavano i suoi fedeli, che il 31 ottobre 1517 Lutero compila 95 tesi, che segnano simbolicamente, ecco, l'avvio della riforma protestante, compila 95 tesi e le invia a vari vescovi, anche ad Alberto di Brandenburgo, con la richiesta di regolare e di sorvegliare anche meglio una vendita delle indulgenze che era degenerata agli occhi di Lutero in particolare, ma un po' agli occhi di tutti o di molti appunto religiosi dell'epoca. Le 95 tesi, quindi, come lo erano state le 151 tesi di Carlo Stadio dell'aprile 1517, nascono in un primo momento come testi per la disputa ecclesiastica, per la disputa universitaria. Sono quindi testi interni alla prassi accademica dell'epoca, non sono manifesti di riforma o di rivolta. Eppure, paradossalmente, proprio l'effetto che hanno queste 95 tesi e soprattutto i vari tentativi di Lutero di proporre queste 95 tesi nella volontà e nella speranza di trovare degli interlocutori disposti appunto sulla base della scrittura a risolvere il problema, apriranno e determineranno la rottura definitiva con la Chiesa di Roma. Perché se nell'ottobre del 1517 Lutero si limita, tra virgolette, a inviare queste tesi a alcuni vescovi, tra cui, lo ripeto, anche ad Alberto di Brandenburgo, nei mesi successivi la discussione si amplia e viene proposta anche a nuovi interlocutori, pur rimanendo la richiesta costante di Lutero, almeno fino al 1519, alla disputa di Lipsia, quella di avere una disputa universitaria libera, in cui poter discutere e in cui poter stabilire la verità in maniera libera, appunto. Ecco, nei mesi successivi alla pubblicazione delle 95 tesi, come dicevo, Lutero sonda e si rivolge anche ad altri contesti. Nell'aprile del 1518, ad esempio, pubblica il Sermon von Ablass und Gnade, la predica sull'indulgenza e sulla grazia. È un testo in volgare, quindi rivolto ai laici. In quegli stessi mesi, parallelamente, nella disputa di Heidelberg, mette appunto all'interno di una discussione appunto universitaria, teologica, ancora di più la distinzione fra la sua teologia della grazia, che è sostanzialmente la teologia di Paolo e di Agostino, da una parte la teologia crucis, da una parte, e dall'altra invece la teologia della gloria, che è la posizione invece della tradizione scolastica. E infine, dopo essersi rivolto ai vescovi, dopo aver tentato appunto essersi rivolto in volgare ai laici attraverso la disputa di Heidelberg,
alla discussione universitaria. Infine, nell'estate del 1518, pubblica delle risoluzioni in latino, quindi delle esplicazioni, dei commenti alle sue 95 tesi, e le invia anche allo stesso pontefice, a Leone X. E cito dall'edizione appunto di Paolo Ricca della Claudiana. Ancora nell'estate del 1518 la discussione non vede una frattura fra Lutero e il papato romano, anzi, le risoluzioni sono dedicate da una parte a Johannes von Staupitz, che abbiamo imparato a conoscere già all'inizio di questa chiacchierata, ma sono dedicate anche allo stesso pontefice romano a cui Lutero si rivolge. E cito appunto in chiusura della lettera che viene posta in apertura appunto delle risoluzioni e indirizzata proprio al pontefice, al beatissimo padre Leone X, pontefice massimo. E Lutero cerca appunto di spiegare a Leone X che quanto gli viene probabilmente riportato, ossia che Lutero è una persona pericolosa, che incita alla rivoluzione. Sono solo chiacchiere. Si appella Lutero proprio davanti al pontefice alla semplicità del messaggio evangelico e chiude questa sua lettera, nonostante la carica retorica, ma insomma, comunque appellandosi al pontefice e scrivendo, leggo: Beatissimo Padre, prostrato ai piedi della tua beatitudine, mi offro a te con tutto ciò che ho e sono. Vivifica, uccidi, chiama, revoca, approva, condanna come ti piacerà. Riconoscerò nella tua voce la voce di Cristo che in te governa e parla. Se ho meritato la morte, non rifiuterò la morte, poiché del Signore la terra e tutto ciò che è in essa, di Lui che è benedetto in eterno. Sembrerebbe quindi, apparentemente, che ancora nelle risoluzioni Lutero faccia dichiarazione di sottomissione al pontefice romano ed effettivamente in questo momento non ha ancora maturato una frattura con Roma, non ha ancora identificato, come farà solo 2 anni dopo, il pontefice romano come l'anticristo. E comunque già in questo scritto, già nell'estate del 1518, Lutero mette in chiaro anche i termini della sua teologia e chiarisce anche i limiti della sua disponibilità a sottostare al giudizio del pontefice. E infatti, subito dopo la lettera dedicatoria a Staupitz prima e a Leone X, però poi, Lutero inserisce una dichiarazione, come era prassi comune nelle dispute dell'epoca, in cui certo dichiara di non voler, cito, assolutamente né dire né sostenere se non in primo luogo ciò che è contenuto nelle sacre scritture, ma appunto sottolinea come l'unica regola di riferimento rimangano le sacre scritture. Ed è alle sacre scritture che sostanzialmente inviterà già in queste 95 tesi e soprattutto già nelle risoluzioni lo stesso pontefice a sottomettersi. Nonostante la teologia di Lutero ovviamente sia un sistema complesso che a seconda delle fasi storiche e degli avversari del momento, degli interlocutori del momento, mette in primo piano un aspetto piuttosto che l'altro, possiamo già utilizzare queste 95 tesi, ed è quello che tenteremo di fare adesso molto brevemente, per dare un'idea di quelli che sono i tratti fondamentali, ecco, del pensiero di Lutero.